volta che vinciamo, quindi massima soddisfazione, perché confermarsi è sempre difficile, anche se noi pensiamo sempre che ogni anno è una storia nuova, soprattutto dopo le Olimpiadi, però è stato un europeo difficilissimo e complicato, molte squadre forti, e questo ci rende ancora più orgogliosi per i risultati che abbiamo avuti. Marco? Sì, ha ricevuto un premio come miglior attacco, e è sempre la ciliegina sulla torta, qualcosa insomma che ti rende ancora più orgogliosa. Anche se onestamente parlando i premi li guardo sempre in seconda, perché per me la medaglia d'oro al massimo è la cosa più difficile da conquistare. Poi certo, se c'è un premio è ancora meglio. Allora dai ragazzi, secondo me i ragazzi hanno tanta voglia di riscatto dopo quest'ultimo europeo, quindi sicuramente faranno qualcosa di buono, io ne sono sicura, perché i personaggi tra virgolette ci sono ottimi atleti, e quindi io gli faccio un grosso in bocca al lupo, perché per Scaramanzia non voglio dire altro. Buona, scusa, siamo in diretta sul centro Sono Sport, un salto dalla conquista all'europeo ai prossimi mondiali senza fine. Sì, diciamo che adesso ancora stiamo festeggiando questo oro all'europeo, già con la testa stiamo pensando ai mondiali, ci penseremo sempre di più con l'avvicinarsi dell'estate, sicuramente vogliamo fare bene, vogliamo dimostrare che anche a livello mondiale riusciamo a ottenere un risultato. Io sono molto scaramantica, per cui non dico niente, la voglia di lavorare c'è, e questo penso che sia già un buon punto di partenza. Grazie Simona.